Ciao ragazzi, amici di News Formula 1, bentornati ad una nuova puntata di Paddock News da Giovanni Messi, presento il mio collega Davide Russo. Ciao Giovanni, ciao Alex. E per la seconda volta quest'anno, purtroppo in un periodo simile, lo avevamo sentito durante il lockdown, adesso con l'emergenza coronavirus che è tornata a farsi sentire, noi però abbiamo in nostra compagnia il grande Alex Caffi. Ciao Alex. Ciao. Ciao ciao. Assolutamente per noi un grande piacere averti, ma sono sicuro anche per i nostri ascoltatori, perché la Formula 1 di un tempo fa sicuramente tanto tanto piacere in un periodo in cui purtroppo c'è crisi per questo settore. E dunque andiamo un po' subito a vedere il racconto di Alex Caffi su questa stagione. Insomma, Alex, è stata una stagione, come avevi previsto tu, ma come anche tanti altri, dominata totalmente dalla Mercedes. Hai trovato tu qualche spunto interessante, oppure anche tu pensi sia stata un po' una stagione troppo piatta per quello che dovrebbe essere lo scenario della Formula 1? Ah, diciamo che sono un po' le ultime stagioni ad essere un pochettino troppo piatte, se vogliamo. Ecco, questa tutto sommato ci ha regalato anche degli spunti interessanti, quali appunto il fatto che Hamilton sia riuscito a battere dei record importantissimi, naturalmente, e in termine assoluto proprio della, per quanto riguarda la Formula 1, il record di vittorie di Schumacher, e ha uguagliato addirittura i record di mondiali vinti. Quindi direi che tutto sommato, ecco, questa è un po' la notizia. E l'altra notizia negativa invece è un po' la perdita di performance da parte della Ferrari, che è sempre stata l'unica antagonista, perlomeno negli ultimi anni, rispetto alla Mercedes. Quindi perdendo quella, è chiaro che si perde anche quell'ultimo barlume di speranza di poter avere uno spettacolo un attimino più appassionante, no? Soprattutto dal punto di vista, appunto, ai fini della classifica. Hamilton naturalmente ha dimostrato di essere un grande campione, però è chiaro che, voglio dire, quando poi ti scontri con avversari che hanno naturalmente un mezzo inferiore in questo momento, e tu, oltre ad essere molto bravo, forse anche il più bravo di quest'epoca, e hai anche la vettura migliore, è chiaro che si crea un divario talmente grande che le gare poi perdono di interesse. Sì, purtroppo abbiamo visto tante volte dominare la Mercedes, purtroppo per gli appassionati, per noi tifosi che vorremmo vedere ogni domenica un vincitore diverso, o quantomeno un campionato competitivo. Alex, tu che comunque in carriera hai corso con grandissimi campioni sulla griglia, dove collochi Hamilton da questo punto di vista, magari se lo ritieni a livello di Schumacher, Senna o addirittura, come dicono tanti, sia superiore? Ma guarda, io non lo colloco da nessuna parte, perché comunque sia questi tipi di discorsi li ho sempre sentiti anche nella mia epoca, quando arrivava ed era la stella che stava nascendo e poi esplosa di Ayrton Senna, e veniva fatti dei paragoni con grandissimi campioni del passato, Jim Clark, Fangio addirittura. Cioè, è impossibile paragonare le varie epoche, secondo me, perché comunque sia c'è troppa differenza nel nostro sport rispetto a tanti altri sport. Ora, se mi fai un paragone nell'atletica, nei 100 metri piani, per fare un esempio stupido, è chiaro che il paragone può starci, perché alla fine cos'è cambiato? Forse il materiale delle scarpette, forse magari il materiale delle piste. Prima si correva su piste di terra, oggi ci sono questi sintetici che sono molto più veloci, però sai, è una differenza veramente minima. Qui stiamo parlando di una differenza anni luce, se iniziamo addirittura dagli anni 50, dall'epoca di Fangio che ha vinto 5 mondiali, ad arrivare ad oggi con questo dominio appunto di Hamilton. Quindi è impossibile fare un paragone. È sicuramente il migliore della sua epoca, perché nessuno può togliergli quello che è evidente a tutti in questo momento. Chiaro che oggi come oggi le vetture contano molto di più ancora rispetto a quanto contavano in passato. Se all'epoca mia c'è stato un predominio della McLaren, perché non dimentichiamo che anche allora c'era una macchina che vinceva e le altre rincorrevano. Però sai, Senna si è dovuto scontrare con il proprio compagno di squadra, e c'è stata comunque una bellissima, delle bellissime stagioni molto appassionanti, perché c'era questo dualismo interno dei compagni di squadra. Quindi Prost e Senna è stato un dualismo che ha caratterizzato proprio quegli anni, gli anni 80, fine 80 e inizio 90.
Quindi c'era comunque questa incertezza addirittura fino all'ultima gara di chi potesse vincere un mondiale. Hamilton, tutto sommato, a parte lo sprazzo di Nico Rosberg, poi alla fine si è ritrovato con una vettura sicuramente nettamente superiore, con dei compagni di squadra che non sono sicuramente alla sua altezza, ma anche il momento in cui lo sono stati comunque trattenuti anche dalla squadra per dei giochi di squadra a loro favore, naturalmente, perché è lecito anche poterli fare, come li ha sempre fatti anche Ferrari e tanti altri prima. Quindi è difficile da paragonare. Io questi record, queste cose, sì, ci stanno per il grande pubblico, è importante quello che sicuramente ha fatto, resterà nella storia. Però, sai, come dico sempre io, oggi è un altro sport rispetto a quello che facevamo noi. E quello che facevamo noi era un altro sport rispetto a quello che facevano Fangio, Jim Clark e tutti gli altri. Quindi è impossibile da paragonare, secondo me. Sono d'accordo, sono d'accordissimo con Alex, e appunto passando alla domanda successiva, Alex, hai corso tu in Formula 1 dall'86 al 92, se non vado errato, ed erano gli anni un po', soprattutto quelli appunto che hai citato, del dominio di Prost e Senna, in cui la McLaren con la motorizzazione Honda dall'88 al 91 la faceva da padrone. Però ecco, quei mondiali, un po' come quelli della Red Bull, di Vettel, un po' come quelli anche di Schumacher con la Ferrari, sono stati dei mondiali, sì, un'epoca di 4 mondiali vinti consecutivamente, dominati e tutto, però secondo me erano un po' diversi da quelli della Mercedes di adesso, perché comunque c'erano delle belle lotte. Mi vengono in mente i mondiali di Senna vinti contro la Ferrari di Prost, la Williams di Mansell, oppure due di quelli di Vettel vinti contro Alonso. Cioè, comunque secondo me è sbagliato dire che in Formula 1 ci sono stati sempre dei domini, perché sì, sono stati domini, ma anche a volte contestati da altre squadre. Invece con Mercedes questo praticamente non è mai successo. Sei d'accordo su questo, che comunque il dominio che stiamo vedendo adesso è stato troppo troppo netto e non è uguale nel passato? Aggiungerei di più: non è un dominio, ma è uno stradominio. Questa, esatto, è la differenza fra oggi e ieri, perché ieri dominavano delle vetture. C'è stata l'epoca della Williams, poi c'è stata l'epoca ancora col motore Honda, c'è stata l'epoca della McLaren con Porsche, poi dopo con il Honda, di nuovo la Williams con il Renault, con la macchina con le sospensioni attive. Però, come dicevamo prima, c'è sempre stata comunque in tutti questi casi una lotta interna comunque anche al team. Quindi Mansell ha avuto comunque Prost in Ferrari, Prost e Senna in McLaren, Prost e Lauda alla McLaren Tag e tanti altri. E a parte questo dominio, comunque c'era lo sprazzo e spazio soprattutto anche per gli altri, per comunque intromettersi in alcune di queste gare, di queste competizioni. Non a caso, anche per team minori, non parlo solo esclusivamente di Williams, Ferrari o quant'altro, ma faccio un esempio che abbiamo avuto in casa noi, Scuderia Italia nell'89, siamo riusciti a partire terzi in Ungheria, abbiamo fatto quarti a Monte Carlo, è arrivato terzo De Cesaris in Canada, io stesso ero secondo a Phoenix prima che succedesse quel fattaccio appunto con De Cesaris. Quindi voglio dire, c'era spazio anche per le piccole team di potersi inserire, anche in condizioni come magari poteva essere la condizione che hanno trovato nell'ultimo Gran Premio in Turchia, con molto bagnato, molta acqua. Quindi c'era più spazio, quello è vero, sia per i compagni di squadra sia per gli altri team. Oggi non c'è un dominio, ma c'è uno stradominio. Tant'è vero che dietro a una Mercedes ci troviamo una Force India, che non mi ricordo più come si chiama adesso, perché cambiano nome. Cambiano nome, Racing Point. Il prossimo diventerà Aston Martin, sì. Quindi, che è motorizzata Mercedes. Quindi capisci che hanno probabilmente quel veramente tanto di più da poter utilizzare, perché fai caso che negli ultimi anni tutte le volte che la Ferrari o Red Bull si è cercato di avvicinare, loro hanno sempre portato un qualcosa in più. Come se loro ancora oggi avessero un margine tipo di un secondo al giro più veloce degli altri, ma che non li utilizzano. Lo utilizzano solo quando ne hanno bisogno. Questa è un po' la sensazione che ha dato a me, quindi questo non è un dominio, questo vuol dire gareggiare in un'altra categoria, cioè loro fanno una gara e poi ci sono gli altri che fanno l'altra gara. Ecco, la mia opinione è un po' così oggi.
Sono perfettamente d'accordo e per questo noi, specialmente io e Giovanni su News Formula 1, sottolineiamo che Hamilton veramente sfrutta anche poco del suo potenziale, del suo talento, perché ha a disposizione un mezzo talmente superiore che al di là della qualifica e di qualche giro iniziale, poi davvero prende il largo e quindi non ha bisogno neanche di andare in bagarre. A proposito di Monaco, Alex. Questa cosa l'abbiamo vista domenica scorsa, difatti, in una gara che sembrava ormai persa, quando c'è stato il momento di, come se avessero schiacciato, capito, il pulsantino e improvvisamente si è capovolta la gara completamente. Lui è arrivato alla fine con delle gomme ormai quasi sulle tele, ma ci è arrivato girando comunque come gli altri, quindi questo ti dà il senso della misura di quanto margine possano avere ancora. Assolutamente. A proposito di Monaco, dove appunto era uno dei tuoi circuiti preferiti, quarto posto in 89, c'era la possibilità di inserirsi, come hai detto tu, mentre adesso vediamo la Williams in fondo alla classifica che neanche in Turchia, neanche in una gara comunque rocambolesca è riuscita a far punti. E io credo che tanti tifosi, anche storici di un team come quello della Williams, veramente sono rimasti rammaricati perché la Formula 1 di oggi non consente più exploit. Sì, beh, il discorso appunto che facevamo prima, non c'è più spazio per gli altri, e si è tutto un po' catalogato, diciamo, perché tant'è vero se vai a vedere una griglia di partenza in condizioni comunque ottimali, troverai due Mercedes, due Racing Point, due Red Bull, due Ferrari, e immancabilmente nella P3 ci arrivano quei 10. Poi dopo, saltuariamente, magari tipo domenica, non so, sono rimaste fuori le Ferrari, sono entrate l'Alfa Romeo, che comunque sono motorizzate Ferrari. Quindi intendo dire, non esiste più, da questo ti fa capire che comunque la vettura è veramente un 90% oggi come oggi. Poi per carità, va benissimo che il grande campione fa sempre la differenza, ma la fa non tanto più, come sempre sostenuto io, nella velocità, perché ormai la velocità la fa la vettura, quei 20 piloti sono piloti incredibili, sono probabilmente sicuramente i migliori che esistano oggi, però la differenza fra vincere 7 mondiali e vincere una gara e non vincere nulla la fa la testa, secondo me, non la fa più il piede, la fa l'attitudine, sono diventati degli atleti di un altro tipo, ecco, è per quello che ti dico che è un altro sport rispetto al nostro. Con questo ciò cioè, non toglie la bravura e la capacità che comunque hanno di guidare, perché guidare forte è sempre difficile, assolutamente non è semplice. Diciamo che si è un po' più semplificato con tutti questi tecnologia e anche aiuti, se vogliamo, dal punto di vista della fatica fisica, perché l'idroguida, il cambio al volante, tutte queste cose sicuramente aiutano. Guidare a Monaco con una mano, una macchina senza idroguida, non è propriamente come guidare una di quelle di oggi, anche se quelle di oggi vanno molto più forte, ma va benissimo. Però sai, hanno anche un'altra aerodinamica, quindi tante volte fare una curva a 300 all'ora, come la fanno loro, a 5G, e farla a 250, ma con un assetto precario come la facevamo noi, credimi che è più difficile farla più piano e con quell'assetto che non a 300 con una macchina che ti scarica tonnellate di carico, no? In funzione dell'aerodinamica che ha. Quindi è un po' anche questo da capire, perché tanti oggi leggo, mi diverto ogni tanto a seguire chi vuol fare un po' di così, magari anche polemicamente, e analizzare un po' le automobili, ma non capiscono la vera difficoltà e la differenza che può esserci tra guidare una macchina con poco carico, tanti cavalli e con una mano sola rispetto a guidare una macchina che oggi ha molto carico aerodinamico, quindi Spa, per dirti, lo Rouge, passano in pieno a quasi 300 all'ora, cioè noi in pieno lo facevamo solo in qualifica, ma ti posso garantire che era molto più pericoloso allora che non andare a 300 all'ora adesso, perché adesso lo fanno tutti. Capisci che non è più diventata una curva da selezione, è quello che voglio far capire. Ecco, non c'entra farla molto più forte, ma se tu la fai più forte, ma con la macchina che ci sta, è molto più facile che farla più piano, ma con una macchina che può scappare da un momento all'altro. Quindi la difficoltà sta lì. E allora è difficile per gli altri riuscire ad andare avanti, perché ormai sono tutti standardizzati e assistiamo poi alle gare trenino e poi quando esce una gara dove c'è un po' di acqua e succede un qualche cosa, gridano tutti al grande spettacolo. Ma io mi ricordo che ai tempi nostri,
ma anche prima, più ancora prima dei nostri, solitamente si gridava allo scandalo quando c'era una gara dove non si sorpassavano. Allora sì, erano scandalo, ma solitamente erano gare appassionanti dal primo all'ultimo giro. Cioè, capisci che anche un po', secondo me, il pubblico si è abituato, hai capito, a uno spettacolo un po' misero, e quando vedono una gara così si esaltano tutti, giustamente, però non è bello, insomma. Sono d'accordo, e infatti un'altra differenza, secondo me, tra la Formula 1 di oggi e quella di Alex sta nel fatto che, come dicevi tu prima, magari la piccola scuderia prima arrivava magari anche quarta, terza, perché prima c'era un quantitativo anche molto più alto di ritiri. Al giorno d'oggi l'affidabilità delle macchine è diventata una cosa incredibile, e in Turchia, con una gara con pioggia, acqua, è successo di tutto, abbiamo visto solo due ritiri. Secondo te questo può essere anche, da una parte sì, un grande risultato per la tecnologia, ma anche una brutta notizia, perché ormai senza ritiri anche quello era un fattore che dava più sorpresa, invece adesso arrivano praticamente sempre tutti al traguardo? Sì, è un'altra delle variabili che non ci sono più. Come non c'è più l'errore umano, o meglio, è stato diminuito di molto rispetto ai miei tempi. Ai tempi nostri, sai, avevi un cambio e se sbagliavi una cambiata ti sorpassavano in tre. Se sbagliavi una frenata, una staccata, ti sorpassavano altri due. Oggi, a salire o a scendere di marcia, non puoi assolutamente sbagliare. La sfollata non esiste più. Cioè, è una cosa dimenticata ormai, anacronistica, se vogliamo. Giustamente, perché la tecnologia va avanti, però sai, hai tolto comunque anche quel margine di errore che permetteva appunto di sorpassare l'uno o l'altro. Quindi secondo me, esatto, si è semplificato un po', come ho detto prima, non è facile, perché non è facile, però è più semplificato, non so se cogliete la differenza delle due cose. Certo. È più semplificato correre per questo motivo, perché non hai più l'errore, non hai il margine d'errore, non ce l'hai più, quindi si devono inventare i DSR e tutte queste diavolerie per far sorpassare la gente, perché va bene, per carità, però d'altra parte la tecnologia va avanti. Il nostro è uno sport che è legato indissolubilmente alla tecnologia, la Formula 1 è il massimo dell'espressione tecnologica, e questo ci propone il presente e chissà cosa ci proporrà il futuro. Poi non dimentichiamo una cosa molto importante, non per voler far sempre il vecchio pilota nostalgico, che non mi sono mai piaciuti neanche a me alla mia epoca, però è un dato di fatto. Noi partivamo al venerdì mattina in 36 piloti e arrivavamo alla domenica a partire in 24-26, quindi 10 o 12 se ne andavano a casa, e di quei 24 pigliavano punti in 6. Oggi sono in 20 e arrivano e prendono punti in 10, partono tutti senza che accada nulla e prendono punti in 10, quindi capisci che anche questo è un po' differente. Io, tra l'altro, mi ha chiamato tempo fa un giornalista inglese, carissimo amico, che ha fatto un'intervista bellissima, perché mi ha detto: guarda, mi sono preso la briga di fare una statistica e tu, io, pilota, Alex, sei uno di quelli che nei tuoi anni ha fatto il maggior parte di piazzamenti fra la settima e la decima posizione. Che farla oggi, io avrei non so quanti punti e sarei stato elogiato da chissà quanti, perché sai... Comunque, quando sento dire oggi sei arrivato decimo, ho fatto una gara meravigliosa e è andato a punti. Noi arrivavamo settimi, eravamo i primi degli sfigati, cioè non ci salutava nessuno perché non pigliavi neanche un punto e la squadra non portava a casa neanche i soldi, perché sai che ogni punto è legato anche, no, a un contributo economico da parte della federazione. Quindi insomma è cambiata di tanto, ecco, da questo punto di vista perlomeno. Ma assolutamente, a parte che ti salutano in tantissimi appassionati, Alex, che ti fanno i complimenti anche per queste analisi molto lucide e anche semplici, se vogliamo, che descrivono al meglio la situazione, che a volte si fanno troppi ragionamenti, troppa complessità, invece le cose sono effettivamente come ce le stai raccontando tu. Un altro momento sensazionalistico che abbiamo vissuto in Turchia è stata quell'immagine di Hamilton e Vettel con i pollici arrossati. Non per rimarcare sempre il ritorno al passato, però io ricordo anche piloti che veramente uscivano con le mani rotte dal cambio manuale, quindi da questo tipo, diciamo, anche di guida. E questo ha rivoluzionato tanto. Intanto stiamo facendo vedere l'immagine. Eccola qui la foto. E c'è stata un'esaltazione di massa per questi pollici. Infatti già ti vediamo sorridere. Dici la tua su questo argomento. Ma no, guarda,
Sorrido perché li ho visti anch'io postati da alcuni giovani piloti, no? Come a enfatizzare questa cosa di questo piccolo arrossamento sulla zona del pollice. Allora, ma sta bene, va bene così perché sai, quelli di oggi non sanno cos'era accaduto prima, come noi non ci potevamo rendere conto di cosa passasse per la testa e di cosa hanno dovuto provare i piloti prima di noi. Io sono stato un grande e sono ancora un grande estimatore degli anni 60-70 della Formula 1, che penso siano stati i più belli in assoluto, dal 60 al 75. Poi dopo, prima era troppo prima, e dopo è iniziato un po' il decadimento, diciamo, no, è iniziata ad arrivare troppa tecnologia. Già ai tempi miei, comunque, ecco, già se ci divertivamo ancora, però eravamo troppo legati al mezzo meccanico. Però dal 60 e 75 hanno fatto cose veramente eccezionali, erano persone, piloti, degli eroi, secondo me, che salivano, partivano per andare a fare la gara, salutavano tutti perché non sapevano neanche se tornavano il lunedì mattina, hai capito? Quindi questo ha fatto la grande differenza fra quei piloti, noi e quelli che ci sono oggi. Quelli che ci sono oggi sono dei bravissimi ragazzi, bravissimi piloti, li stimo molto. Però, cioè, ecco, farmi vedere un pollice arrossato, sinceramente, no, vi prego, perché è un insulto non solo per noi, ma per quelli che ci hanno rimesso la vita a fare questo bellissimo sport, che ci hanno dedicato e si sono immolati per questo. Ecco, quello chiedo gentilmente a tutti questi di evitare queste cose, perché voglio dire, veramente, non sono commentabili. Ti volevamo provocare un po', Alex, su questo argomento. Bene, rido sempre, ma c'ho riso, ma non ho neanche detto nulla. Le sto dicendo adesso la prima volta a voi, ma voglio dire, mi viene veramente da dire, sono cose ridicole, cioè due pollici arrossati, cioè, ecco, lasciamo stare, voglio dire. Ma Elogiamo questi piloti per quello che fanno, sono molto bravi, ma non tiriamo fuori queste cose. anche perché Tante fotografie da far vedere, che voglio dire, poi magari ecco, coi buchi e che lei ha carne viva, e ci sono anche in giro quelle di Ayrton, voglio dire, a Monte Carlo con il cambio, ma sono stupidaggini quelle, senza tutto il resto, insomma. ma anche poi l'immagine quella di Mansell là che svenne a Dallas, se non ricordo male, oppure quella proprio di Senna Interlagos che per cambiare appunto non riusciva a alzare il trofeo sul podio. Quindi diciamo, sì, anch'io trovo un po' ridicole queste cose di oggi, perché è quasi come un esalto, cioè per tornare, per far sembrare la Formula 1 quello sport eroico che era una volta, si va ad esaltare magari una cosa che non ha valore. Ecco, comunque, visto che con Alex abbiamo parlato tanto di passato, io sono molto spaventato dal futuro della Formula 1, perché vedo tutta questa tecnologia che va avanti, e non so tra 10 anni quello che potrà essere la Formula 1. Tu come te la immagini, la Formula 1 del futuro? Me la immagino senza più piloti, guarda, tra un po' Ah, probabilmente. saranno anche quelli e correranno tutti dietro ad un computer come stiamo noi oggi, come stanno già facendo più o meno, con dei Sì. programmi, cose finte, macchine magari vere, tele radio comandate da casa, e probabilmente si arriverà a questo, elettriche sicuramente senza più motori a Io scoppio. no. Io credo che arriveremo purtroppo lì, però sai, io fortunatamente non ci sarò più per vedere questo scempio, quindi va bene così. E poi Todd ha parlato anche, insomma, di ecologia, del discorso delle emissioni, quindi la direzione che sta prendendo la Formula 1 è questa qui. Poi è legata alla tecnologia. Abbiamo visto che tanti marchi, ad esempio Honda, è andata un po' in panico perché non vincendo, non essendo competitiva per il titolo mondiale, ha deciso poi di fare un passo indietro e uscire dalla Formula 1. Il prossimo anno sarà l'ultimo in Formula 1 con la partnership con Red Bull. Anche questo, onestamente, a me ha lasciato l'amaro in bocca perché perdere comunque un costruttore come Honda, che ha fatto la storia, lo dicevamo prima con McLaren della Formula 1, è veramente preoccupante. Forse c'è anche un po' di crisi economica, no, Alex? Ma sono tanti fattori, sicuramente non stiamo vivendo un bellissimo periodo da qualsiasi punto di vista. Le grandi case sono sicuramente tutte abbastanza in crisi, però ecco, diciamo anche che, come detto appunto, la federazione non sta facendo nulla per aiutare questo, anzi,
dal mio punto di vista sta cercando semmai di prendere una via differente e totalmente opposta. Tant'è vero che se fai caso, oggi come oggi ci sono in Formula 1 impegnate circa 4, 5, adesso non so se va via la Honda, forse 4, 4, 5 case automobilistiche. In Formula E sono più di 10. È vero. Saranno tre dopo che la Honda abbandonerà. In Formula E invece ne hanno portata addirittura di una decina, forse più. È Sì. vero che lei è molto più semplice perché, sai, ti danno la macchina e le batterie e il motore e ci devi applicare solo gli adesivi del marchio alla fine. Quindi è anche più semplice come investimento, come tutto quanto. Però è significativo il fatto che la federazione, invece che fare come ha sempre fatto il buon Bernie a suo tempo, di cercare di portare addirittura a volte anche chiudere e uccidere dei campionati come è successo nel 92, mi sembra più o meno, quando io avevo finito il Formula 1, correvo nel gruppo C, famosissimo gruppo C, è stato un grandissimo campionato con tante case costruttrici coinvolte. Beh, l'anno dopo è stato cancellato perché Bernie voleva che Peugeot e tutti i costruttori, Mercedes e così via, entrassero in Formula 1. Quindi sta succedendo esattamente l'opposto. Ora stanno un po' uccidendo quasi la Formula 1 per portare tutti i grandi costruttori su questa via dell'elettrico. Che vabbè, non so, io non sta a me giudicare, voglio dire, perché io sarei anche di parte, quindi non è giusto. Però ecco, sicuramente non è che stanno facendo un gran lavoro per aiutare la Formula 1, quello no, la stanno un po' uccidendo appunto da un punto di vista. Spettacolare sicuramente perché c'è uno stradominio di un team e tutti gli altri arrancano, fanno scappare facendo paura appunto con queste regolamentazioni sempre un po' ballerine i grandi costruttori, e alla fine non so, correranno in due, tre, cioè sono in tre, l'anno prossimo finirà che si scontreranno Mercedes e faranno una sorta di monomarca, non so, questo punto, perché non capisco come andrà a finire, anche perché è chiaro che se io sono Mercedes e tu Ferrari e i nostri due team si scontrano e va bene, ma se io vado a dare dei motori ad altri team, state tranquilli che qualsiasi altro team non andrà mai più forte della casa madre, non è mai accaduto nella storia, l'Alfa non andrà mai più forte di una Ferrari finché monterà un motore Ferrari, la Racing Point non andrà mai più forte di una Mercedes finché monterà un motore Mercedes. Magari può capitare una gara nella quale dice la sua, ma mondiale non vinceranno mai davanti alla casa che gli fornisce il motore. Quindi diventerà una gara a due e gli altri staranno a guardare. Arriva una domanda da Certo. casa, Sì, è gliela la giro domanda di io. Alvano. Vai, vai. Alex, qual è il circuito più bello e spettacolare sul cui hai corso? E poi un parere sui piloti italiani, sui piloti in questo momento, ad esempio Giovinazzi impegnato in Formula 1 e chi vedi per il futuro magari più in palla da questo punto di vista? Allora, qua circuito, vabbè, io sono di parte, quindi dico Monaco perché comunque ci abito, sono qua e ho ottenuto i miei risultati migliori in Formula 1, ci ho fatto anche un rally di Monte Carlo, sono arrivato decimo, undicesimo, scusa, e ho vinto il Gran Premio storico, quindi insomma sono molto legato a questo circuito perché so che è un po' anacronistico nei confronti della Formula 1. Lo è stato sin dagli anni 80 e 90 in poi, lo è ancora di più oggi, però ha sempre un fascino particolare e correre qui è veramente una grande sfida, perché comunque è l'ultimo dei circuiti che non ti permette errori, perché ormai costruiscono circuiti con dei parcheggi da centro commerciale nelle varie curve, quindi ormai vedi che tutti, quando c'è la partenza, vanno tutti per la tangente, poi si ritrovano. Capito? I tempi miei, chiaramente, come diceva il buon Merzario, cosa metteresti nelle vie di fuga? Metterei dei platani. Ecco, ce li metterei anch'io i platani, così almeno vedrai che dopo tutti stanno in pista, non vanno a divagare qua e là. E lo stesso è Monaco. Monaco non puoi sbagliare, perché hai il guardrail, quindi se sbagli, paghi. E lo vediamo spesso e volentieri. Quindi direi questo è bello. Poi ho avuto la fortuna di calcare quasi tutti i circuiti, insomma, ce ne sono di bellissimi. Sono molto legato ai circuiti difficili, pericolosi e di vecchio stampo, quindi direi vecchio Nürburgring, non so, ecco, che è un po' una strada di montagna, ecco. Quindi a me piacciono i circuiti molto difficili come questo. Per quanto riguarda i piloti, beh,
facile anche dirlo perché gli italiani non è che ce ne sono molti, c'è Giovinazzi che tra prestazioni altalenanti è lì e ben venga che c'è, perché è l'unico che rappresenta, diciamo, l'Italia in questo momento, e quindi cosa dire, ha fatto delle buone gare, altre un po' meno, è con un ex campione del mondo che comunque teoricamente dovrebbe essere arrivato alla fine della carriera, però spesso e volentieri gli sta davanti, quindi non lo so, non riesco a capire se è un fenomeno Raikkonen o è magari un pochino meno valutato Giovinazzi, non saprei dirti, perché comunque da giovane chiaramente ci si aspetta che faccia, che dia anche dei segni importanti. Insomma, la macchina sinceramente non è sicuramente una macchina da primissima posizione, però ha dimostrato in qualche sprazzo di essere una macchina buona, quindi è lì che il pilota deve tentare di cogliere il momento, un po' come accadeva ai tempi nostri. Sapevi che andavi a correre nel circuito cittadino, dove la nostra macchina dall'ara in quel momento poteva essere così, allora un attimino più performante, allora dovevi cogliere quell'occasione, quindi sai, partivamo terzi in Ungheria, sesto Monte Carlo, cioè ti inserivi, ecco, devi cogliere quell'occasione. Lui in questo momento non l'ha ancora colta e non so per quale motivo, spero che comunque ne abbia l'occasione, anche perché è stato riconfermato, quindi dai, speriamo che comunque gli diano anche un buon motore per l'anno prossimo e riesca a stare davanti costantemente a Raikkonen innanzitutto, questa è la cosa più importante, perché comunque sia, seppur un grande campione, è comunque un campione, come ho detto, verso fine carriera, 41-42 anni ormai ne avrà, direi che un giovane deve comunque essere davanti costantemente a qualche compagno di squadra, e poi magari che abbia con qualche buona squadra in futuro. Poi di altri non lo so sinceramente, non saprei dirti, perché non è che seguo neanche molto le categorie minori, so che ci sono qualche pilota seguito dall'Academy Ferrari, quindi speriamo che la Ferrari dia un'occasione all'italiano finalmente, cosa che non ha più fatto da tantissimo tempo. Certo, infatti un'altra cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda il discorso circuiti, la Formula 1 nella tua epoca, il Gran Premio di Formula 1 era un po' una cosa, diciamo, quasi unica, non ce n'erano tanti in una stagione, erano speciali anche per quello, credo, ce n'erano 14-15, adesso addirittura si parla, da notizia di oggi, di voler arrivare a 24 gare per l'anno prossimo, cioè diventerà un po' come il campionato di calcio, si correrà praticamente ogni domenica, e io credo che anche questo vada un po' a danneggiare la Formula 1, perché è bello proprio quello, che si corra magari una volta ogni due settimane, che però rimangano quasi degli eventi esclusivi, e invece adesso diventerà quasi cosa normale vedere tutte le domeniche la Formula 1, sei d'accordo? Assolutamente, è sempre stato uno sport elitario ed esclusivo e così doveva rimanere, lo stanno inflazionando anche da questo punto di vista secondo me, perché non ha senso correre 25 Gran Premi, cioè voglio dire, non lo so, non ha... diventa, esatto, come dici tu, quasi un'andata e ritorno calcistico, se vogliamo, a questo punto non perde un po' anche del fascino e tutto quanto, poi il fatto che di andare a correre in circuiti magari anche poco importanti, anche poco selettivi, cioè secondo me dovrebbero ritornare un attimino, almeno da quel punto di vista, un po' più alle origini. Se non lo si può fare tecnologicamente, cerchiamo di farlo perlomeno umanamente, anche dal punto di vista magari dei calendari e di quant'altro. Quindi abbiamo visto delle gare fantastiche, bellissime, in circuiti che si possono ritenere tali, due a caso, e guarda caso in Italia, Imola e Mugello. Poi dopo, tra l'altro anche lì mi è stato chiesto e ho detto la mia idea su questo. Mi sembra assurdo che abbiano chiesto a Imola e Mugello di fare degli investimenti, oltretutto grandissimi, per non aver pubblico, per sopperire questa stagione, per dover completare un campionato del mondo quando non sono potuti andare in piste assurde. E l'anno prossimo, invece che premiarli dicendo che almeno per un anno ti faccio rifare il Gran Premio, così puoi almeno recuperare e crearti anche quel minimo di immagine e di ritorno anche economico, invece no, li hanno già depennati e sono ritornati le solite pistine, hai capito, da parcheggio, veramente da centro commerciale. Quindi anche lì, secondo me, dovrebbero fare meno gare e su piste più vere. Ecco, quello che mi auguro che riescano a capire. Però... Ma il pilota
Ma il pilota, scusa Davide, poi ti passo la parola. Il pilota, ai tuoi tempi, ad esempio, poteva dire la sua dove, per dove si andava a correre. Cioè, adesso i piloti dicono nei team radio che amano queste nuove piste, però poi di pratico non fanno nulla, non esprimono loro giudizi. Ai tempi tuoi si poteva. Aveva più voce in capitolo un pilota su una pista piuttosto che sull'altra? No, il pilota non è mai contato nulla prima, durante e dopo, quindi vai tranquillo che non può decidere nulla. Ah, quindi è Quindi sempre stato così. questo tipo di politica la fanno in altre sedi, il pilota deve solo guidare e basta. Comunque la sensazione che ho io è che gli americani Liberty Media guardino solo e soltanto al business. Anche questo discorso delle figurine, dell'album, insomma, questo merchandising che a me francamente non piace per niente, però probabilmente una certa tifoseria apprezza queste iniziative. Vedremo anche questo discorso del calendario. Ma io ho una curiosità invece, Alex, dei piloti giovani come Verstappen, Leclerc, qual è quello che preferisci e ritieni fuori ovviamente dal dominio Mercedes possa insidiare Hamilton in futuro per il titolo mondiale? Hai detto i due Piaccia di che più. possono farlo, Verstappen e Leclerc sicuramente sono il futuro, sono più Verstappen che Leclerc in questo momento, secondo me, più maturo per poter ambire a vincere o perlomeno contendere un mondiale, tutto sta a dargli una macchina all'altezza. Se dovessimo, sì, sarebbe bellissimo, ecco. Se Toto Wolff o chi per lui decidesse di mettere Verstappen assieme a Hamilton, non accadrà mai, perché naturalmente nessuno dal loro punto di vista lo vorrebbe fare, però sarebbe bello vederli, ecco, su una vettura. Allora sì, acquisterebbe anche valore, acquisterebbero valore le vittorie mondiali di Hamilton. Hai capito? Un po' come se ritornassimo, come dicevamo prima, all'epoca dei Lauda Prost, Prost Senna e così via. Ecco, allora questi dualismi anche interni fanno bene, farebbero bene, quelli dovrebbero capire, secondo me. Che tanto voglio dire, vincerebbe sempre una Mercedes, però ci sarebbero sicuramente delle bellissime gare molto spettacolari, perché anche solo due macchine, ma perlomeno due macchine che si contendono la vittoria, e due piloti che dividerebbero un po' anche, diciamo, la passione, il tifo degli appassionati, ma finché troveremo appunto una situazione come questa sarà difficile. Verstappen potrà dire la sua una volta su ogni tot gare, lo stesso Leclerc, ma se gli altri, se l'altro ha problemi o se loro riescono ad azzeccare tutto quanto, giusto? Altrimenti abbiamo visto che il mondiale a metà stagione è già assegnato, insomma, in questo momento. Purtroppo sì. Ci chiede Ugo se hai qualche opinione su Stefano Domenicali, che sarà il prossimo CEO della Formula 1. Ma Domenicali sicuramente è un grandissimo personaggio che ha una grandissima esperienza. Il problema non è lui, il problema è capire cosa gli consentiranno di fare, perché sta tutto sempre lì, perché lui è lì che sta timonando una barca, ma il proprietario della barca non è lui, lui è solo un timoniere. Se il proprietario, l'armatore, gli dice di andare in un porto piuttosto di un altro, sai, lui deve seguire poi la rotta che gli viene indicata. Quindi sicuramente molto bravo, spero, credo e sono convinto che riuscirà a dare anche dei buonissimi consigli, perché come dicevi prima, Davide, stanno prendendo un po' un andazzo americano, che da un punto di vista può anche essere buono, perché sai, questo 25 gare mi viene in mente le gare NASCAR, tu sai che in America fanno 40 gare in un anno la NASCAR, corre praticamente ogni domenica con 1000 campionati, i piloti si contendono un campionato e l'altro. Cioè, però qui abbiamo un'altra mentalità, un'altra cultura e un'altra tradizione. Secondo me stanno stravolgendo un po' le cose. All'inizio potevano andare bene, però devono creare più spettacolo, non facendo più gare, ma rendendole più competitive. Quindi speriamo che appunto Stefano riesca magari a dare questa impronta più europea, hai capito? Tirando un pochettino più di qua tutta la baracca. Alex, ho letto del tuo sogno diventato realtà, appunto di questo progetto che coinvolge tanti appassionati. E dato che molti guarderanno questo video, ce lo puoi raccontare, ce lo puoi descrivere anche col coinvolgimento di tuo figlio?
Sì, beh, è un progetto che ci stiamo lavorando da un po' e finalmente diventerà realtà l'anno prossimo, perché quest'anno volutamente abbiamo deciso di non, di no, e per fortuna, visto poi come appunto è andata tutta quanta la situazione, abbiamo deciso di non effettuare nessun evento, però esordiremo con questa bellissima Jordan triposto di Formula 1. Che è una vettura che è stata una vettura del 2003, una del 2003, una del 2004, quindi sono vetture che hanno guidato Fisichella e Frenze. Tra l'altro, Fisichella ci ha anche vinto un Gran Premio. Bravo. È una vettura vincente dell'epoca, non è una Formula 1 finta come tante ce ne sono oggi che tutti pubblicizzano da far guidare, far provare. Questa è una vera Ha un Formula 1. V10, diciamolo, ha un V10 che è anche tanta roba. Esatto. Praticamente come piace a tutti noi appassionati e quindi daremo l'opportunità di poter veramente provare l'ebbrezza e capire cosa significa fare girare su una vera Formula 1 guidata da due ex piloti di Formula 1 su una pista di Formula 1 dove ci hanno corso 20 giorni fa, che è in questo caso appunto Imola. E il primo evento sarà al Minardi Day al 9, 10, 11 aprile prossimo 2021. Chiaramente, se tutto si normalizzerà, perlomeno, se non proprio normale, perlomeno diciamo se tutto sarà andato per il verso giusto con tutte queste problematiche varie che ci ritroviamo purtroppo. E quindi daremo opportunità a chiunque di poter provare. Così, sai, io come dico, mi diverto sempre a leggere sui vari social, no, i commenti di tutti i pseudo piloti, come li chiamo io, da commento, perché sai, magari gente che, ma li capisco, appassionati che, però ecco, io allora dico benissimo, come ho sempre fatto io nella mia vita, no? Io mi ricordo che da ragazzo ascoltavo i discorsi da bar dei vari piloti, c'erano, sai, quelli dei rally, quelli del circuito, delle formule, a noi siamo più bravi, a voi siete più bravi, no? Tutti questi discorsi, una volta lo facevamo al bar, adesso si fanno sui social, chiaramente più in grande. Allora cosa ho fatto io? Ho detto, va bene, allora se facciamo una cosa, io ho fatto più di Formula 1, adesso provo tutte le specialità, dalla rally al raid, quella Dakar, alle gare in salita, le ho provate tutte. Così adesso, quando io devo discutere, posso sapere di cosa sto parlando, no? Perché è inutile dire una cosa se tu sei di parte, perché è chiaro che tiri l'acqua al tuo mulino. Quindi, se io sono Formula, dico, ah, sai, noi di circuito siamo i più bravi al mondo. E non è vero, perché comunque ho provato e ho capito cos'è la differenza. Quindi io dico a tutti questi che appunto elogiano e dispensano sentenze ai vari piloti, benissimo, venite a provare, dopo che avete provato, poi magari potete magari giudicare un pilota piuttosto di un altro, perché vi posso assicurare che anche solo due giri bastano per scendere abbastanza sconvolti. Ha provato mio figlio, che è poi l'artefice di tutta questa cosa, che tra l'altro un po' di kart l'ha fatto, ha corso, ha fatto e ha fatto anche da navigatore a me, nel rally di Monza, quindi un po' mastica anche di automobili, ma è sceso abbastanza sconvolto e dice, ah, adesso ho capito cosa significa, che tra l'altro abbiamo girato a Valencia, no? Abbiamo fatto Imola, ecco, quindi invito tutti a provarlo, dopodiché possono anche scrivere tutti i loro così. Giovanni, tu sei pronto? Io sono prontissimo, Alex. Dubini Anch'io, e noi due ci mettiamo lì nel Bene, triposto. salirei a bordo subito. No, una bella iniziativa, più che altro iniziativa esclusiva mondiale, perché come sapete qualche giorno fa, 20 o 30, un mesetto fa, la Ferrari ha riesumato la propria triposto, che è l'unica ad averla anche, e l'ha fatto girare a Fiorano con Leclerc alcuni ospiti privati loro. Però è una cosa che loro utilizzano esclusivamente, diciamo, per degli eventi privati, appunto, come dicevo, per i loro ospiti. Mentre noi diamo l'opportunità a tutti, noi saremo itineranti, la prima sarà Imola, poi faremo altre tappe su varie altre piste e quindi diamo opportunità a chiunque, anche a un semplice privato, di poter dire, ok, io voglio provare e questa direi che è una grande opportunità, insomma, direi unica, perché non esiste altra e dai, ci stiamo tenendo già tanto interesse comunque su questa cosa e quindi siamo molto contenti. Certo, visto che leggevo proprio diciamo, in questa avventura è coinvolto anche Larini, no? Larini, pilota che ha ottenuto anche un podio, fra l'altro proprio a Imola nel 94 con la Ferrari nel tragico weekend di San Marino. Volevo chiederti un po' com'era, no?
lì all'epoca il tuo rapporto con i piloti italiani, perché ce n'erano veramente tanti, e come erano nel paddock? Erano praticamente i più numerosi. Beh sì, abbiamo fatto alcune stagioni dove eravamo addirittura in 15, quindi quasi in metà schieramento. Fossimo in 15 adesso ci sarebbe quasi una gara, un campionato italiano di Formula 1. E, ma è sempre stato buono con tutti, insomma, dai miei compagni di squadra, sicuramente Michele Alboreto è quello che ricordo con più piacere, perché è stato un po' un fratello maggiore per me. Abbiamo vissuto 2 anni insieme alla Future Carrox, viaggiavamo insieme, condividevamo insomma tante cose, ed è stato molto triste anche per me, insomma, sentire, mentre stavo tra l'altro venendo appunto a casa a Monaco in autostrada, la notizia della sua scomparsa. E poi tanti altri comunque con i quali ancora magari ci sentiamo, Luigi Martini, Sandro Nannini, l'ho incontrato poco tempo fa a Mugello, era a vedere una gara, Tarquini, non so, tanti altri, ogni tanto ci si sente, si frequenta, no, perché comunque si è rimasti comunque in contatto, ed è sempre una bella cosa. Con Nicola c'è sempre stata un'amicizia particolare, perché abbiamo iniziato, praticamente noi siamo nati un giorno di differenza uno dall'altro. Io sono nato il 18 marzo 64, lui è nato il 19 marzo 64. Quindi abbiamo fatto quasi tutta la carriera insieme, perché eravamo da Cevenini nel team con la Formula Fiat Abarth insieme. Poi siamo andati da Coloni nel Formula 3, eravamo compagni di squadra insieme. Poi io sono andato in Formula 1 in Osella, quando sono uscito io dall'Osella, lui ha preso il mio posto all'Osella. Insomma, ci siamo rincorsi per tutta la vita. Poi tra l'altro io, sapete appunto che ho il team anche di NASCAR, e quando c'è stata l'occasione 2 anni fa di avere un posto libero in Franciacorta nel Gran Premio italiano, ho chiamato Nicola, essendo un grande campione soprattutto di ruote coperte, perché ha fatto più la storia lì quasi che non in Formula, e l'ho chiamato per venire a correre per il mio team, e siamo sempre rimasti molto amici, legati, insomma, sono stato da lui. Poi abbiamo corso anche insieme, non ultimo è stato 2 o 3 anni fa, abbiamo corso con la Bentley, abbiamo fatto la gara al Mugello di GT italiano, e poi sono stato a casa sua, insomma, al mare, insomma, ci frequentiamo, è quello col quale c'è anche più confidenza, tutto quanto. Quindi mi è sembrato giusto chiamare lui, anche perché comunque è stato sicuramente, appunto, a Imola soprattutto aveva colto in quel famigerato Gran Premio una bellissima, il suo miglior piazzamento su una Ferrari, tra l'altro l'unico italiano ad andare sul podio in seconda posizione, quindi direi che insomma mi sembrava logico chiamare lui. Poi ci sarà comunque anche Cristian Pescatori, che è stato pilota ufficiale Audi, che ci darà una mano in questo senso. Poi dopo vediamo, insomma, andando avanti, speriamo di avere tante giornate da fare, chiamerò tutti gli ex, faremo un po' una rimpatriata di tutti gli ex piloti dell'epoca, capito? Quindi, perché giustamente dobbiamo mettere dei piloti ex Formula 1, ma che abbiano anche esperienza, ma soprattutto abbiano anche una certa età e una certa calma, perché se mettiamo i giovani è chiaro che poi diventa un po' pericoloso per i passeggeri, mentre i vecchi piloti, no, come me, ormai, diciamo, sul viale del tramonto, anzi già imboccato da tempo, siamo più tranquilli, però possiamo sempre fare provare questa esperienza e questa ebbrezza, insomma, agli ospiti. Certo. Chiudiamo, stiamo parlando degli italiani, chiudiamo con l'Italia, con la Ferrari, che sta attraversando un periodo difficile, e abbiamo visto anche la questione Vettel, che è riuscito a salire sul podio in Turchia, però è un momento complesso. Ti aspetti l'anno prossimo, proiettiamoci al futuro, un miglioramento della squadra, ti aspetti una Ferrari magari capace di lottare per i podi, o più o meno la situazione sarà la stessa secondo te? Allora, aspettarselo è difficile da dire, perché diciamo che meglio tutti ce lo auguriamo, chi tifoso ma anche chi non tifoso, perché comunque sia, come ho detto prima, è importante che la Formula 1 riabbia comunque un team che possa contrastare un attimino la Mercedes. È l'unico che negli ultimi anni Red Bull a sprazzi, ma consistente, diciamo, concreto, è sempre stata la Ferrari. Quindi è chiaro che tutti se lo augurano, perché comunque sia ci sarebbe comunque da divertirsi molto di più tutti quanti. E sapere e dare una certezza, io credo che neanche loro potrebbero darla in questo momento, perché sicuramente staranno lavorando tantissimo, staranno cercando di recuperare il gap che hanno nei confronti dei motori, soprattutto della Mercedes,
però sai, dire con certezza cosa accadrà è molto difficile. È un augurio che ci facciamo tutti, quello sì, indubbiamente. Ma mi auguro anche, soprattutto un'altra cosa, sono stato molto felice del podio di Vettel e mi auguro che Vettel comunque possa ritrovare una serenità e un team e un'avventura che gli possa dare l'opportunità di dimostrare che comunque non è un pilota finito, perché a mio avviso non lo è. È stato trattato anche un po' male dalla Ferrari o da chi per lei, e quindi così, io quando anche l'ho criticato durante le stagioni, dove comunque ha commesso degli errori e ha compromesso magari delle grandi opportunità, però io credo che lui abbia comunque ancora questa voglia di riscatto e mi auguro sicuramente un mondiale non lo vincerà più, però che si possa togliere qualche soddisfazione l'anno prossimo con la Mercedes B. Non so, Davide, io ho concluso. Ti vogliamo Va bene. ringraziare tanto, Alex, perché è stato veramente un piacere. Personaggi simili sono quelli che fanno veramente bene, secondo me, a questo sport e soprattutto anche ai nostri appassionati. Quindi grazie mille, Alex, per la tua disponibilità. Ringrazio, io sono qua, quando volete chiamatemi. Va benissimo, anche un saluto ovviamente da parte di tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Se vi è piaciuto il video condividetelo, iscrivetevi ai canali, pagina Facebook, siamo su YouTube, Instagram, Twitter, insomma, siamo un po' ovunque. Grazie mille e alla prossima. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Alex, ciao a Ciao a tutti. tutti.